Fratelli bianconeri e amanti del calcio in generale, voglio fare un video che mi sta particolarmente a cuore ed è riferito in particolare al campionato di quest'anno. Se mi avete seguito da quando ho creato il canale 4 mesi e mezzo fa, avrete sicuramente capito che io non amo particolarmente la competizione scudetto, la competizione campionato di Serie A. Perché ho trovato che dopo il primo anno di Conte, quando abbiamo fatto praticamente stravedere e abbiamo stravolto ogni pronostico, perché onestamente il Milan di Allegri, piena zeppa di campioni, Nesta, Thiago Silva, Ibrahimovic, Zambro, cioè avevano uno squadrone, noi avevamo i nostri piccoli matri, Quagliarella, avevamo Vucinic, avevamo Vidal che nessuno conosceva, avevamo Pirlo che era considerato una vecchia cariatide, insomma avevamo una squadra raffazzonata in teoria. Conte ha fatto un capolavoro, è riuscito a dare la sua garra, è riuscito a dare la sua grinta e siamo riusciti a strappare lo scudetto. Non nascondo che il gol di Muntari può avere in qualche modo inciso, perché bisogna essere onesti quando si fanno delle analisi nel calcio, perché altrimenti se vediamo tutte le cose foderate con i colori della nostra squadra non siamo credibili, soprattutto se si possiede un canale YouTube come nel mio caso. Ma comunque, tornando all'attualità, diciamo che io gli 8 scudetti sono contentissimo di averli vinti, ci mancherebbe, perché io lo vorrei vincere ogni anno lo scudetto, però diciamo che la contentezza poi termina. Voi pensate che io dopo il 4º scudetto ho smesso di festeggiarli, cioè andavo a mangiare fuori con gli amici, con mia moglie, i nostri amici, e dicevo beh, abbiamo vinto lo scudetto, beh, abbiamo vinto un altro, cioè diventava un po' come una routine ed è brutto, molto brutto. Perché è accaduto questo? Perché in realtà una vera rivale, a parte 2 anni fa, una vera rivale noi onestamente non ce l'abbiamo mai avuta. Se voi andate a riguardare lo svolgimento dei campionati, la Juventus ha vinto quest'anno lo scudetto, l'ha vinto per Pasqua ed è arrivata a fine marzo, l'anno prima l'ha vinto a metà aprile, cioè quando una squadra prima di un mese prima della fine del campionato ha già vinto lo scudetto matematicamente, cioè perde di interesse già di per sé, e addirittura ho perso l'interesse anche a seguire le partite della Juve, perché dopo lo scudetto matematico la Juventus ha smesso di giocare e ovviamente io come tifoso vedere delle partite penose di giocatori che non avevano voglia neanche di andare in campo, sinceramente non è che mi entusiasmasse. Perché sono molto contento? Sono molto contento perché l'Inter, una delle nostre due storiche rivali, perché l'altra purtroppo è una nobile decaduta, mi riferisco al Milan, è tornata alla grande. Anzi, sono contentissimo, non prendetemi per pazzo, sono contentissimo che sia davanti a noi. Perché se fosse soltanto capovolta la classifica, cioè noi a 2 punti davanti all'Inter, avremmo l'alibi di andare a San Siro sabato sera, o il Meazza come preferite chiamarlo, non vorrei che si offendesse qualcuno, con la vecchia mentalità, no, del nostro allenatore Caprone, di fare uno 0-0 o fare un pareggio per rimanere davanti i 2 punti. Invece, essendo indietro, non possiamo correre il rischio di andare a San Siro per perdere, perché ovviamente se noi perdessimo non succederebbe assolutamente nulla, perché alla 7ª giornata essere sotto di 5 punti è una quisquiglia. È per questo che io il Napoli non lo considero ancora tagliato fuori, ma sono convinto che il Napoli abbia una guida tecnica che non è adatta, cioè nel senso che Ancelotti è un bravissimo allenatore, ma secondo me non è adatto ad allenare il Napoli, ma è una convinzione mia, magari mi sbaglio, magari il Napoli vince lo scudetto e l'ho smentito dei fatti. Però ripeto, sono molto contento perché quest'anno noi abbiamo una rivale tosta, abbiamo l'Inter che secondo me con la conduzione di Conte è sicuramente un osso duro e secondo me ci contenderà lo scudetto fino all'ultimo colpo, come si dice. E questa è una cosa che mi dà molta gioia, perché mi dà non aver più Allegri, che mi aveva annoiato e ormai mi incavolavo davanti al televisore a vedere il suo non gioco. Aveva un allenatore nuovo, chiunque fosse venuto sarei stato soddisfatto, lo confesso. Ecco, no, se fossero venuti senza offesa Mihajlovic e Inzaghi, no, sarei veramente incazzato. Fortunatamente non sono venuti loro due, che non considero dei bravi allenatori, considero dei mediocri allenatori. Fortunatamente è venuto Sarri, che diciamo che è un Guardiola un po' inferiore, ecco, diciamo così, certo, il top sarebbero stati Guardiola e Klopp, ma siccome Guardiola e Klopp non ce li siamo potuti permettere per vari motivi, svariati motivi che non sto a ripetere,
sono contento che ci sia Sarri, che dia una nuova filosofia di gioco, che possa dare un'impronta nuova alla squadra, e sono molto contento che ci sia Conte sulla panchina dell'Inter, perché sono sicuro che gli amici interisti, sì, perché i tifosi di altre squadre per me non sono nemici, ci tengo a sottolinearlo, perché se si tratta di sfottò sono il primo a sfottere e accetto lo sfottò, ma l'odio, augurare del male o quello, non esiste, non esiste, per il mio modo di essere, per il mio modo di pensare, non esiste, chiaro? Quindi l'odio è un sentimento che non so provare, insieme all'invidia, e quindi insomma non mi piace che ci sia questo astio fra una squadra e l'altra. Rivalità sì, finché si vuole, tutta la vita Juve e tutta la vita Inter in B, ma detta per sfottò. Ok? Anche perché si augura la via una squadra, no? Che non c'è mai andata, ma non si augura che cada l'aereo come hanno fatto certi tifosi simpatici bolognesi, oppure qualche simpaticone a Firenze che inneggia i 39 morti dell'Aisel. Queste sono cose che non dovrebbero mai esistere, come i bu ai ragazzi di colore, no? Perché sono ragazzi fondamentalmente. Queste cose non dovrebbero esistere nel calcio. Se uno ama il calcio, se uno ama lo sport. Se invece uno è un becero, un uomo, una persona frustrata che vuole sfogare le sue frustrazioni nel calcio, è una persona piccola così, e non merita neanche commenti. Tornando appunto alla mia soddisfazione, è proprio dovuta al fatto che adesso finalmente mi metto davanti al televisore, vedo una Juve che mi sta piacendo, sono convinto che mi piacerà sempre di più, perché stanno prendendo i dettami di Sarri, che sono sicuramente costruttivi e non distruttivi, e avere dall'altra parte una rivale che sai per certo che al 99% vincerà le partite, come vi avevo detto nel video che ho fatto riferito al post Juventus Pagli, avevo detto che probabilmente l'Inter avrebbe vinto a Genova senza nessun problema. Difatti era 2-0 dopo neanche 20 minuti. Questo mi fa molto 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 piacere. In conclusione, credo che stiano tornando i campionati per cui vale la pena festeggiare quando si vincono. Cioè, se dovessimo noi a fine dell'anno vincere lo scudetto, sarà uno scudetto da festeggiare. Perché? Perché hai vinto contro una rivale, o forse due, se il Napoli rientrerà bene in gioco, toste. Perché il Napoli è una bella squadra, però diciamo che poi si spegne un pochettino in primavera. Ma l'Inter, secondo me, con Conte farà fatica soltanto nei periodi dei cambi di stagione, quando appunto passerà, e poi storicamente l'Inter dopo le feste natalizie ha dei problemi, ma se l'Inter riuscirà a resistere appunto alla sosta, credo che veramente sarà una rivale per cui varrà la pena, diciamo, godersi le partite già a partire appunto da sabato, quando andremo a sfidarli sul loro terreno al Meazza. In conclusione, se mi è consentito, lasciatemi fare una specie di promo a un ragazzo carinissimo, nel senso che è un ragazzo molto giovane, che ha appena creato un canale. Il suo canale si chiama Diego Passione Inter. Lo so che siete juventini, lo so che magari non avete simpatia per l'Inter, ma siccome io credo nel rispetto delle reciproche posizioni, vi consiglio, poi deciderete voi, andate a visitare il suo canale. È un ragazzo simpatico, non è assolutamente un interista di quelli da mettere dislike, anzi un interista che secondo me meriterebbe anche il sostegno di noi juventini, perché no? Io l'appello lo posso fare anche agli interisti, ma non credo che ci siano molti interisti che vengono sul mio canale, quindi lo posso fare soltanto ai miei fratelli bianconeri. Quindi mi raccomando ragazzi, non faccio pubblicità al mio canale, perché sta andando benissimo, vi mando un grande abbraccio, siete eccezionali, io non ho parole per definire quanto sono soddisfatto di quello che sta creando il mio canale dal nulla, perché io non ho, ripeto, creato dal nulla. Adesso presto ci sarà, mi ha contattato Amazon, vuole una partnership con il mio canale, io che cosa posso fare? Che non dir di sì. Quindi se magari vorrete prendere dei prodotti di Amazon, presto troverete i link sotto i miei video. E mi raccomando, andate tutti in massa a vedere i video sul canale di Diego Passione Inter, e se potete iscrivetevi. Ok? Poi se non vi interessa, non seguiteli, ma iscrivetevi. È un ragazzo che se lo merita, garantisco io. Se chi si fida di me ci vada, mi raccomando. Ciao a tutti.